Ehi là, amante dei libri, io sono Luce e vi do il benvenuto nel mio salotto letterario. Oggi vi parlo di un romanzo intenso e conturbante che si è piantato come un chiodo nel mio cuore e che racconta di un amore convulso e ossessivo dal risvolto tragico. Sto parlando di Silvia di Leonard Michaels, una pubblicazione ad Elfi. Si tratta di un romanzo memoir nel quale l'autore rievoca la relazione turbolenta con la sua prima moglie, Silvia Bloch. Sono gli anni 60 e il Greenwich Village pullula di artisti, poeti e personaggi già quasi mitici come Allen Ginsberg e Jacques Herouart. Si respirano emancipazione e trasgressione, e droga e sfrenatezza sessuale si diffondono rapidamente. Leonard ha 27 anni e vuole intraprendere la difficile carriera di scrittore. Conosce Silvia a casa di un'amica, i due si piacciono subito, fanno l'amore per il resto della giornata e iniziano la loro relazione immediatamente andando a vivere insieme. Silvia studia ad Harvard, è una studentessa brillante ma insicura. Leonard passa le giornate aspettando che lei rincasi dopo le lezioni e intanto scrive racconti che regolarmente cestina. Ma nel piccolo spazio del loro appartamento la coppia inizia a darsi reciprocamente sui nervi. Litigano spesso e clamorosamente, anche se i loro contrasti finiscono sempre a letto. Silvia è possessiva, furiosamente gelosa, eroticamente instancabile, lancia piatti, calpesta le camicie di lui, cerca di sfasciargli la macchina da scrivere, non tollera nemmeno che scriva e neanche che vada a trovare i genitori. Al ritorno da una di tali visite, infatti, lui la trova coi polsi tagliati, anche se superficialmente. La loro livida ossessione d'amore, giorno dopo giorno, si trasforma in un allucinato inferno. Si amano ma si odiano, si desiderano ma si respingono, sono felici ma infelici. La loro relazione è costellata di contraddizioni, squilibri e paranoia, e quando Leonard decide di far calare il sipario sul suo personalissimo teatro degli orrori, Silvia imbocca in via definitiva una strada senza ritorno. Nella sua opera Michaels, con uno stile asciutto ma che toglie il respiro, racconta l'escalation della follia di Silvia, della sempre maggiore incontrollabilità di lei e del conseguente sgretolamento della loro relazione. Lo scrittore non si limita però a condurci nel suo dolce inferno coniugale, ci fa anche immergere negli anni 60, folli e insani anch'essi, dove poeti beat, jazz e vita bohemienne fanno da sfondo alla malattia mentale della protagonista. Silvia è uno di quei romanzi terrificanti nella loro profonda verità, che si insinuano nella mente del lettore e vi rimangono impressi per sempre. È un vortice in accelerazione, senza sconti né insufficienze emotive, e descrive in modo crudo il cannibalismo di alcune storie d'amore che talvolta, se portate agli estremi livelli, diventano malate e conducono all'autodistruzione. Alla fine del libro non ci sono eroi, vincitori, cose giuste da fare o da dire. Resta un'esperienza drammatica, allucinante. Restano un uomo e una donna che si sono amati e si sono fatti del male in egual misura. Una storia indimenticabile e imperdibile da leggere. E per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice all'insù. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto, vi auguro tante splendide letture. Ciao!